Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Alessio e questo è il mio orto in montagna. Quest'oggi parliamo dei pomodori che sono riuscito a salvare dalla peronospora. Se non avete visto praticamente i video precedenti sui pomodori, ve lo lascio alla fine di questo così potrete vederli. Poi, per quanto riguarda i pomodori, purtroppo gli altri non si sono salvati per via della situazione del meteo che c'è stato in quel periodo. Quindi andate a vederlo. Comunque parliamo di questi pomodori. In questi pomodori qui ho fatto un esperimento e ho messo un terreno, che il terreno è un misto di il caffè esausto, 50% di caffè esausto e l'altro 50% di terriccio. Allora vedi com'è bello scuro. È un esperimento che ho fatto. Per il momento posso dire che, puoi vedere qua, sta andando bene. E se vedete dei puntini è perché lo sto trattando con la zeolite cubana per far sì che la peronospora non intacchi anche questo. Quindi questo che ho fatto in tempo a salvare, posso dirvi che per quanto riguarda i pomodori il terriccio per il momento, naturalmente io sto facendo i test e questo test del caffè esausto sembrerebbe che porta i suoi risultati, perché comunque sono su dei bei pomodori, come vedete qua. Sono dei bei pomodori su tutta la pianta. Sono contento, questo è quasi pronto. Può mangiare già l'insalata, però lo lascio maturare ancora un po'. Niente, adesso iniziamo il trattamento. Come puoi vedere, qua ci sono su. Oggi è il giorno del trattamento, devo iniziare adesso. E come puoi vedere, qua ci sono le macchie. Ma queste macchie qui sono della zeolite che quando si asciuga, la zeolite cubana, cosa fa? Si asciuga e aiuta la pianta a far sì che non prenda tutte quelle malattie. Certo, può darsi che qualche foglia è stata presa anche dal sole, eh? È che queste qua tendenzialmente il sole picchia basso e quindi magari le ha bruciate, perché il sole ha cominciato a essere caldo nelle ultime 2 settimane. Ecco, appena terminato di dare il prodotto, le foglie infatti sono ancora tutte belle bagnate, anche i nostri bei pomodori. Fino adesso io lo sto dando ogni 7 giorni, sempre a fine giornata o alla mattina, sempre a fine giornata preferisco io. Così almeno i fiori sono chiusi e le nostre api domani mattina sono già qui che lavorano, quindi non vengono rovinati i fiori. Non fa male alle nostre api perché è del tutto naturale. Niente, se vi è piaciuto questo video qui lasciate un mi piace e seguitemi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao dall'Orto in Montagna.